ci parlava di programma completo. Io ritengo che la presentazione di un programma sia stata una delle prime cose che ha distinto 5 anni fa Agave rispetto a qualsiasi altra esperienza politica bovalinese. E all'epoca, 5 anni fa, avevamo un programma strutturato, pensato, ci avevamo pensato tantissimo a quello che doveva essere realizzato, a quello che doveva avere la priorità. E oggi di nuovo ritorniamo con un altro programma che prende le mosse da quello precedente, però lo amplia. E io, ovviamente, prima di concludere questa serata che ci ha risvegliato l'emozione di 5 anni fa e ha generato altrettante emozioni, non posso che lasciare la parola a Vincenzo Maesano. Buonasera a tutti di nuovo, grazie. Qualcuno, avevo preparato qualcosa, ma faccio come Filippo, va? Riesco? Sì. No, qualcuno scherzando in maniera un pochino pure di cattivo gusto dice piace vincere facile. Io non lo so se si vince, non lo so, noi stiamo per partecipare ad una competizione elettorale. Certo che sentire 12 persone prima di me così preparate e così animate da una grande passione, da grandi emozioni verso Bovalino, allora si vince magari per merito e non per demerito degli altri. Quindi io voglio ringraziare i 12 candidati che mi hanno onorato della loro presenza nella lista che rappresento. Il Movimento Agave che ha di nuovo voluto riconfermarmi la fiducia, e voglio ringraziare le famiglie che stanno dietro tutta questa nostra grande famiglia, appunto, che è il Movimento. Un qualcosa che ho detto prima nasce da lontano, non è una semplice lista elettorale per vincere o partecipare ad una competizione, e questa non è una cosa banale che si dice, è una cosa che va a colpire la sostanza, perché quando si ha un progetto, quando si realizza qualcosa dove si riesce a collaborare, a confrontarsi, a lavorare insieme per tanti anni, si crea un qualcosa, voglio dire anche di magico, nel senso che si riescono a comprendere quali sono le esigenze, quali sono i bisogni, quali sono le necessità di una comunità intera. Comincia pure a comprendere anche qual è l'idea di paese che si vuole avere. Questo ha fatto Agave, questo è quello che è il nostro progetto. In 5 anni abbiamo fatto tanto. E io non sono qui a ripeterlo perché l'hanno detto e l'abbiamo detto in diversi modi, però spesso e volentieri sento un'altra cosa da dire. Io vorrei la Bovalino degli anni 60, la Bovalino degli anni 70 e degli anni 80, e lo so, tutti vorremmo anche scoprirla per chi non l'ha vissuta realmente, però poi a seguito di questa domanda, di questa riflessione, io ne faccio un'altra. Ma tu cosa hai fatto per arrivare e raggiungere di nuovo quella Bovalino? Ecco, Agave ha iniziato 5 anni fa a fare, hai iniziato a mettere dei mattoni sull'edificazione di questo progetto. L'abbiamo fatto in diversi settori, l'abbiamo detto, dal settore dei lavori pubblici, dal settore del risanamento economico finanziario, che non significa soltanto far pagare le tasse ai cittadini, significa anche spendere i soldi dei cittadini, come è stato detto, in maniera adeguata. È stato fatto ad esempio per quanto riguarda l'ambiente, è stato fatto per quanto riguarda le scuole, per quanto riguarda l'associazionismo, cioè le politiche sociali, la cultura. Si è fatto tanto in tutti i settori. Ovviamente quando diciamo ciò non vogliamo dire che abbiamo fatto tutto, che tutto va bene e che abbiamo risolto tutte le problematiche. No, nel libricino che vi abbiamo dato
alla fine della, nell'ultima pagina c'è proprio questo. Agape ripresenta e si ripropone con un programma articolato nel quale vengono evidenziati i risultati raggiunti e gli obiettivi importanti, ambiziosi che Bovalino necessariamente oggi deve avere. E vi parla anche questo programma delle problematiche ancora irrisolte, perché siamo umili e comprendiamo che ci sono alcune problematiche che vanno, se non risolte, quantomeno migliorate. Ecco, questo è quello che ci spinge anche a riproporci e chiedervi la fiducia. Dopo aver ripristinato l'ordinario, che non è un qualcosa di scontato rispetto a quello che abbiamo visto, e io voglio pure sfatare, Federica, una questione che vede spesso e volentieri questa amministrazione durante questa campagna elettorale quasi a doversi giustificare di aver fatto qualcosa. Ma adesso i cittadini devono decidere su quello che vogliamo fare. Quello che abbiamo fatto è già sotto gli occhi di tutti e non è necessario ripeterlo fino alla noia. Oggi parliamo del futuro, parliamo di quello che cosa vogliamo fare. Noi lo possiamo fare perché abbiamo un'idea chiara, e abbiamo anche fatto i primi passi per raggiungere poi quell'idea di paese che vogliamo. Quindi, una volta ripristinato tutto quello che è il settore dei servizi ordinari, aver iniziato ad avere degli indici di qualità che servono per raggiungere determinati obiettivi che sono ambiziosi, come mantenere la bandiera verde, come ottenere la bandiera blu, incrementare il turismo e le attività produttive, e quindi, essendo l'amministrazione da supporto alle iniziative private, noi l'abbiamo fatto. E la raccolta differenziata è un requisito di qualità, avere un borgo riqualificato, e lo stiamo per avere, avere un mare balneabile, e ce l'abbiamo, e così tante altre cose. Anche l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle zone dove siamo intervenuti, anche quello è un indice importante di qualità per raggiungere determinati obiettivi. Obiettivi che Bovalino necessariamente si deve porre. Se noi siamo stati, Bovalino è stato un paese faro nella nostra, della costa ionica, significa che ha tutte le potenzialità umane, naturali e anche storiche e culturali per riproporsi di nuovo, ovviamente in un'altra modalità, in un altro modo, perché sono cambiati i tempi, ma abbiamo tutte le qualità, ci dobbiamo credere come noi ci abbiamo creduto, e dobbiamo pensare che quindi la partecipazione alla BIT, così come entrare nella rete dei borghi autentici d'Italia o acquisire poi la bandiera blu, promuovere la bandiera verde, nonostante le difficoltà che possiamo avere, è un qualcosa che non significa nascondere la polvere sotto il tappeto o volersi vantare di un qualcosa che è meraviglioso, quasi che stiamo parlando di un paese in cui non viviamo realmente. Invece no, è la necessità di gettare quel cuore oltre l'ostacolo, che sono degli ostacoli oggettivi che abbiamo. E io penso che ormai questi risultati sono alla nostra portata. Quando nel nostro programma, ad esempio, parliamo non banalmente di comunità e di identità, è un qualcosa di importante che vuole andare soprattutto ad evidenziare alcuni valori di questo progetto politico, che sono il confronto, che è stata la presenza anche fisica ma costruttiva degli amministratori. Sono anche principi fondamentali come la trasparenza e la legalità, ma anche ad esempio la serenità. Il confronto è fondamentale, noi ci siamo sempre confrontati, anche il fatto di essere qui numerosi in questa piazza è un'occasione di confronto.
aver creato la consulta delle associazioni, aver istituito la consulta giovanile, aver accettato e promosso la istituzione di due figure che potrebbero essere viste anche in maniera quasi da nemici, quali i garanti per l'infanzia e l'adolescenza, i garanti della persona disabile, significa che si è dinanzi ad un'amministrazione aperta al confronto, aperta al dialogo. Se a questo poi aggiungiamo la presenza costante degli amministratori presso gli uffici comunali, tanto da diventare anche supporto degli uffici, significa tanto e significa soprattutto dare la possibilità a chiunque, chi abita al centro, chi abita nelle periferie, di avere un interlocutore e potersi anche rivolgere per un problema, per una segnalazione, per una necessità. Noi abbiamo avuto un'esperienza difficile, quella del Covid, amministrare 2 anni con la pandemia, soprattutto la prima e la seconda ondata, è stata davvero in alcuni momenti drammatica per la difficoltà che si ha nel gestire un qualcosa di cui si conosceva davvero poco, anzi niente. Abbiamo dovuto interloquire con una miriade di istituzioni e di autorità, l'abbiamo fatto in maniera egregia. Un altro esempio concreto di un'amministrazione aperta sempre al confronto credibile, con soggetti credibili, e l'abbiamo sempre fatto e lo vogliamo continuare a fare. Ecco perché si parla di comunità e di identità. Quando poi tocchiamo ad esempio alcuni valori che potrebbero sembrarci lontani da quelle che sono le nostre esperienze quotidiane, la trasparenza soprattutto, la legalità invece no, perché deve essere un principio cardine di ogni nostra azione, ebbene, lì aver ripristinato anche ciò, nonostante quello che a volte viene detto, è stato un qualcosa che non è soltanto un adempimento giuridico, è un qualcosa di fondamentale, perché ridà un'immagine diversa di Bovalino, un'immagine di una comunità che è dedita al lavoro, che è dedita ai sentimenti familiari, è dedita anche a promuovere quelle che sono le risorse del proprio paese. Quindi è stato importante avere anche saputo gestire con trasparenza i soldi pubblici, sia quelli di bilancio, sia quelli quindi che voi cittadini, che noi cittadini paghiamo, ma anche soldi che sono stati acquisiti con merito partecipando ai bandi di finanziamento. L'abbiamo fatto, abbiamo anche scoperto che a Bovalino si possono completare le opere pubbliche. Fino a poco tempo fa questo era anche un tabù, sembrava. Basta rivolgersi, io lo chiamo simpaticamente, o forse in maniera, non vorrei essere di cattivo gusto, ma il cimitero delle opere pubbliche che abbiamo incontrato a Porticato. Cioè, e noi le abbiamo completate, alcune che non sono completate lo saranno a breve. Quindi è importante anche questo obiettivo. Queste opere saranno delle opere strategiche per il rilancio di Bovalino. Nel nostro programma, come avrete modo di leggere, si parla proprio di territorio e si parla di opere strategiche, il lungomare, il borgo di Bovalino Superiore, Piazza Ruffo, il completamento del centro polifunzionale, il centro La Cava, opera incompiuta dagli anni 90. Sono tutte questioni fondamentali e sono legate essenzialmente alla trasparenza e anche alla legalità. Un'amministrazione che dopo lo scioglimento che questo paese ha dovuto subire ha avuto anche un credito da parte delle istituzioni, delle autorità. Abbiamo collaborato, abbiamo lavorato insieme e su questa strada vogliamo migliorare, collaborare ancora di più, perché c'è tanto da fare anche in termini di sicurezza, quando parliamo di viabilità o di altro genere, che è un nervo scoperto del paese e anche dell'amministrazione. Parliamo anche di ciò, ma un amministratore deve essere abile a risolvere i problemi, così come abbiamo risolto il problema della
della raccolta differenziata. Ci sono stati dei problemi, non sono qui a dire quali sono stati i problemi, che abbiamo passato 5 anni a dire che i problemi non erano soltanto l'incapacità amministrativa e la ditta affidataria, ma c'erano diversi problemi che oggi ancora hanno tanti altri paesi. Però il compito di un amministratore, nonostante delle difficoltà, è quello di risolvere quel problema, e noi l'abbiamo risolto, tardi, presto, non lo so, l'abbiamo risolto senza contenzioso, come diceva il professore Sacco, o comunque cercando di evitarlo, e non abbiamo perso tempo in nulla. Anche la legalità, il riutilizzo di alcuni immobili, il fatto di far sentire la presenza nostra, della comunità, delle istituzioni negli immobili confiscati, è un qualcosa di importante. Anche negli immobili, ad esempio, di proprietà comunale in disuso, abbiamo fatto anche questo, l'abbiamo fatto con tranquillità, con la serenità giusta. E vengo all'ultimo valore del nostro movimento. Ma io a volte penso, ma come si pensa ad amministrare un paese non avendo la serenità d'animo, la serenità nelle scelte? E se non si ha la serenità non si è nemmeno liberi. Questa libertà, questa parola ormai che è diventata non solo sulla bocca di tutti, si abusa di questa parola, violentando chi ha perso la vita per avere quella libertà di cui oggi tutti noi ci fregiamo. Io penso che in questi 5 anni nessuno si è sentito privato della libertà da parte del sindaco o dell'amministrazione comunale o da parte di Agave. Non scherziamo su queste cose. Ci sono state persone, come diceva Filippo, che sono morte per quella libertà. Non scherziamo su queste cose. Acquisite la serenità d'animo per amministrare un paese che ha necessità di serenità. Una serenità che si traduce anche nell'immaginario delle cose che vogliamo fare, quindi nel promuovere altre iniziative culturali. La cultura serve, legare tutto dalla cultura, dalle opere pubbliche, dalle politiche sociali, dal risanamento economico finanziario, dalla gestione corretta e razionale delle risorse verso un unico obiettivo, quello di far progredire un paese, quello di implementare quelle che sono le iniziative necessarie private. Questo dobbiamo fare, e Agave vuole fare ciò adesso, e lo vuole fare con convinzione, con convinzione, perché ha acquisito quell'esperienza politica e anche personale di tanti di noi, che ci deve portare lontano e che deve portare lontano Bovalino. Concludo dicendo che il paese è molto diverso rispetto a 5 anni fa. Aprendo il programma vedrete una frase: lasciamo il mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato. È un motto dello scautismo molto bello. Questa è l'unica amministrazione che lascia il paese migliore di come lo ha ereditato. Possiamo dire tante altre cose, ma questo è un capisaldo, un principio sacrosanto che nessuno può scalfire. E questo è importante. Da questo partiamo per poter fare la seconda tappa di questo viaggio, che ancora è lungo. Adesso Bovalino deve correre, Bovalino adesso è arrivata l'ora di crescere, e io credo che con Agave, con la lista Agave, con il progetto Agave è arrivata la scelta giusta, ed Agave è ancora la scelta giusta. Grazie.